Questo video è offerto da Mister Lerda. Oggi una partita difficile, a dir vero anche un po' bruttina, c'era quasi come una partita di scacchi, solo gli ultimi 30 minuti del secondo tempo si è un po' accesa questa, si è vivacizzata la partita. Sì, il primo tempo non ci sono state occasioni sia da una parte che dall'altra, come ha detto lei c'era del tatticismo, e poi il secondo tempo, dopo che abbiamo sbloccato, ci sono state ma già prima avevamo avuto delle occasioni sia con Carrozza che con Dumbia, poi abbiamo sbloccato e c'è stata la reazione della Juve Stabia, e quindi alla fine credo che sia un pari giusto. Le tante assenze hanno comunque denotato i margini di miglioramento di un Lecce che ha tenuto bene il campo ripartendo con attenzione fino alla fine. Ma noi quando potevamo facevamo una partita, quando non si poteva ci cercava di ripiegare come dovevamo fare, insomma, ma noi non ci piacciamo già su noi. Oggi è vero, mancavano 8 giocatori e quindi non era semplice, no? E abbiamo rimesso in campo comunque una squadra competitiva, una squadra che ha cercato di fare e a tratti ha fatto anche bene. Il Lecce si dimostra soprattutto concreto in casa sono arrivate le maggiori numeri di vittorie, fuori casa così, ecco, prima la sconfitta col Messina, anche se lì avete giocato in 10 uomini, e oggi un punto. La sconfitta col Messina è una brutta parentesi, l'abbiamo chiusa. Oggi abbiamo fatto una buona partita contro una squadra autorevole, contro una squadra che ha delle ottime individualità, quindi sono partite diverse. Guardare la classifica oggi è comunque incoraggiante alla luce appunto dei rientri di Miccoli e di Iniz. La classifica bisogna guardarla quando arrivi a marzo, aprile, adesso è un po' prestino, insomma, adesso bisogna stare agganciati lì, cercare di recuperare i giocatori che ne abbiamo tanti fuori, e quindi questo è il nostro vero problema in questo momento, che siamo super super in emergenza. Un suo giudizio invece poi su questa Juve Stabia, lì ce l'abbiamo visto. Parlo della mia squadra, di Juve Stabia la conosco poco, l'ho visto solo 3 volte prima di oggi. Grazie. Okay.